Questa è la storia di chi viene fuori dal territorio e viene fuori dal volontariato sociale. In questi anni ho conosciuto i tanti problemi di questa città, i problemi che tu Roberto hai raccontato. Ricordo le 40 notti trascorse dentro il palazzo del comune per difendere il diritto a chi rivendicava semplicemente un tetto per questi bambini. Ricordo notti insonne per chi una casa la desiderava, perché Palermo, se c'hai quattro mura, forse un piatto di pasta riesci anche a metterlo sul tavolo. E su questo quali proposte concrete per risolvere questi problemi, i problemi dei tanti senza casa? Noi abbiamo un enorme patrimonio immobiliare che è anche in dismissione. Da quando la leva militare non è più obbligatoria, noi abbiamo delle caserme con bagni, con letti, con grandi stanzoni che sono abbandonati, che sono deserti, ma che potrebbero sicuramente essere delle strutture parcheggio per i tanti senza casa che hanno bisogno di poter ristorare i propri corpi. Abbiamo dei palazzi e degli immobili comunali che potrebbero essere destinati quali immobili per l'emergenza abitativa. Abbiamo visto anche il dramma in una città dei 60 disagiati psichici. Noi abbiamo visto in questa città altre notti passate anche durante questi anni insieme a disagiati psichici per difendere un diritto all'assistenza di queste cooperative. Noi abbiamo visto disagiati psichici abbandonati dall'amministrazione, soltanto 60 utenti, quando un comune come il comune di Partinico ha 70 disagiati in assistenza. Il comune di Palermo ha visto chiudere 3 cooperative nel corso degli ultimi anni e ha visto ridurre il numero dell'assistenza. Palermo e i tanti bisogni che potrebbero essere risolti anche immediatamente. Si parlava dei nuovi poveri. I nuovi poveri sono anche i nuovi papà separati che non riescono più ad arrivare fra mantenimenti e stipendi a fine mese, che chiaramente devono avere anche delle agevolazioni dal punto di vista tributario e fiscale dalla nostra amministrazione. I diritti dei nostri disabili, abbiamo dovuto lottare tanti in questi anni anche per veder ripristinare il servizio di trasporto disabili che trasportava i bambini all'interno delle strutture dell'accoglienza come quelli di Villa Nave, difendere 80.000 euro in bilancio quando l'amministrazione si permetteva di spenderne 300.000 euro di cerimoniale per l'acquisto di iPad e di cellulari. Abbiamo visto in questi anni scene che non vogliamo rivedere più, di comunità alloggio che sono state lasciate all'osso senza pagamenti per 12, 13, 14 mesi da un'amministrazione che ha affamato i bambini, ha affamato gli operatori, ma che ha avuto il coraggio di chiedere il DURC alle cooperative per poter riuscire a dare finanziamenti, facendone chiudere anche di preziose. E anche qui gli interventi, l'assistenza va ripensata, va rimmaginata. Non basta un servizio di assistenza uguale e omogeneo per tutti i palermitani, vanno immaginati dei progetti personalizzati per ogni singola persona. Noi dobbiamo smettere di guardare nell'ottica dei numeri, ma riuscire ad entrare nella specificità dell'essere umano. Molto spesso fare progetti individuali sui temi dell'assistenza sociale può portare anche grandi risparmi per l'amministrazione. Io penso ai tanti bambini che in questi anni sono stati sottratti ai propri nuclei familiari soltanto perché quei nuclei familiari erano indigenti. 2 e 3 bambini sottratti e mandati in comunità alloggio, di cui un bambino costa al mese 2.000 euro, 4.000 euro per una famiglia. Se avessimo dato un sussidio ad una famiglia di 800 euro, forse quei bambini avrebbero potuto rimanere nella propria sfera familiare. E potrei continuare, ma i bambini, parlavamo dei bambini, chiunque conosce il mio impegno, la mia storia viene proprio fuori da Ubuntu, da quel centro per bambini stranieri all'interno della città di Palermo, ed è stata questa la ragione del mio impegno, perché quando 8 anni fa, quando abbiamo creato Ubuntu, mi sono recato al comune di Palermo per chiedere aiuto per questi bambini, perché dicevo, e ha ragione Luca, non serve Biagio Conte, non serve soltanto la Caritas, devono essere servizi accessori, non devono essere servizi sostitutivi, dobbiamo ripensare. Quando
andavamo dalle istituzioni a dire in questi 10 anni in cui siamo stati lasciati al disastro, dicevamo non è normale che un gruppo di giovani, un gruppo di volontari si occupano di 60 bambini dei quali il comune dovrebbe prendersi cura. A noi l'amministrazione ci rispondeva: Frandelli, lei si occupa dei turchi, tutti che portano voti. Allora una nuova visione, una nuova umanità, portando finalmente al centro non il bilancio ma il valore della vita umana. Grazie. Gli applausi sono tanti, le polemiche nessuno. Ce lo facciamo un applauso noi cittadini che stiamo dimostrando davvero un grandissimo esempio di senso civico in questa cazzo di città. Ce lo vogliamo fare una volta tanto? E si parla sempre male e si dice sempre chissà cosa volevo succede. Prima di fare un altro giro, scusatemi se io sono dalla parte dei cittadini, ma anche voi lo state dimostrando oggi e sono contento di questo, ma volevo farvi una domanda specifica che richiede una risposta di 20 secondi, perché voi avete parlato entrambi del decentramento e del ruolo delle circoscrizioni. Vi chiedo telegraficamente quali sono le deleghe. Quali sono le deleghe, quindi quali poteri avranno le circoscrizioni nella vostra amministrazione comunale, quindi quali saranno le deleghe specifiche? Velocissimamente, vi ripeto, 20 secondi, voglio sapere proprio le materie di cui si potranno occupare concretamente le circoscrizioni. Ferrandelli, velocissimamente, e poi Orlando. 20 secondi, decentramento amministrativo totale, perché dobbiamo decentrare le circoscrizioni e lasciare al comune la possibilità di avere una pianificazione. Avremo molto da lavorare in termini di pianificazione, allora le circoscrizioni devono essere il punto, le municipalità e quali dare servizi ai cittadini. Quali servizi delegare? Tributari, sociali, sportivi, culturali, così da poter far vivere, e amministrativi, così da poter far vivere i cittadini, i propri quartieri e dare risposte immediate ai bisogni e ai servizi. Grazie. Leo Luca. Il modello è quello della municipalità, il che sta a significare che la circoscrizione all'interno dell'enorme quadro che riguardano tutta l'amministrazione comunale devono avere tutte le funzioni possibili, cioè devono avere non soltanto le attuali funzioni consultive sulle norme quadro, ma devono avere in materia annonaria, in materia di servizi sociali, in materia di sport, in materia di annona, anche in materia di autorizzazione edilizia, devono avere tutte le competenze proprie dell'amministrazione comunale. Si chiama municipalità, il modello è sperimentato. Accanto a questo dovremmo avere 8 comandi di polizia municipale, ognuno degli 8 a servizio della circoscrizione. O noi ci convinciamo che fra 5 anni non si eleggerà più il sindaco di Palermo, perché fra 5 anni, se si realizzano le riforme, avremo la città metropolitana e dobbiamo prepararci al tempo nel quale Bagheria sarà come una circoscrizione di Palermo, Villabate sarà come una circoscrizione di Palermo. Dobbiamo cioè pensare che fra 5 anni il riassetto del potere locale previsto dovrà portare Palermo a spacchettarsi e spaccarsi in tante realtà municipali che hanno nel frattempo acquisito esperienza e competenza. Grazie. Benissimo, allora Ugo, scusa, ho dimenticato un pezzo. 5 secondi, va? 5 secondi. Correderemo le 8 circoscrizioni di 8 consulte, perché i cittadini devono essere riuniti almeno 4 volte l'anno. E allora Sara, facciamo il secondo giro di domande. Sì, scusate, io torno ancora sulla questione vivibilità della città, facendo una piccolissima premessa. Per il futuro sindaco, diciamo, governare la città sarà da un lato più semplice e dall'altro più difficile. Nel senso che negli ultimi anni si è sviluppata una consapevolezza nei cittadini, un riappropriarsi degli spazi che, devo dire, mi ha anche sorpreso. Ci sono comitati civici che ripuliscono le strade, che creano giardini dal cemento, che appunto si occupano di tante cose concrete, e anche appunto cittadini che si riappropriano degli spazi pubblici, pedalando in mezzo al traffico, rischiando la vita, andando a correre nel parco della Favorita, degradato e pieno di macchine. Quindi ritorno un attimo sulla questione di vivibilità ponendomi una domanda sulla Favorita. Appunto,
verrà chiusa al traffico per i ciclisti, per i cittadini, diventerà il parco urbano di Palermo che tutti sognano. E volevo chiedervi anche un'altra cosa rispetto alla prima domanda che vi ho fatto sulle isole pedonali, sulle piste ciclabili. Mi domando quando i cittadini potranno svegliarsi in una città migliore, in quanti mesi? Mi rendo conto che ci sono dei provvedimenti che hanno bisogno di un iter più lungo, ma ci sono anche delle cose semplici da realizzare e veloci che si possono fare in poco tempo. Ecco, mi domando quando i cittadini di Palermo potranno aprire la porta di casa e trovarsi in una città migliore. La prossima amministrazione comunale dovrà fare i conti con due binari, l'emergenza e il progetto. Ci sono mille emergenze a Palermo, guai se noi non diamo risposta all'emergenza, guai se diamo risposta soltanto all'emergenza. Fra 5 anni avremo ancora emergenza. Occorre che di pari passo procedano anche sul tema che riguarda la vivibilità, emergenza e progetto. E quando devi affrontare un'emergenza devi chiederti prima qual è il progetto. Colin Lewis diceva: se devi uscire da una stanza che ha 4 porte, non mi chiedere da quale porta devi uscire se non mi dici dove devi andare, perché se no rischiamo di uscire dall'emergenza dalla porta di sinistra e scopriamo che siamo lontani dal progetto che sta dalla parte opposta. Allora, rispetto a questo, la vivibilità viene considerata bene comune e oggetto di una delega data all'assessore Giuseppe Barbera, che si occupa esattamente della vivibilità e che si occupa della vivibilità tenendo conto non soltanto del verde, non soltanto dei parchi, ovviamente tenendo conto del verde, del parco, tenendo conto per esempio dell'agricoltura in città, che non è soltanto il parco agricolo urbano di Ciaculli, ma come si fa in tutte le città moderne, ci sono gli orti urbani, ci sono spazi della città che possono essere degli orti urbani, senza che debbano essere necessariamente spazi abbandonati in attesa di una modifica di piano regolatore per costruirci qualche orrenda costruzione o qualche colata di cemento. Ancora con riferimento al tema della vivibilità, l'intervento sul parco della Favorita, ma è evidente che se vogliamo fare del parco della Favorita il nuovo bene simbolo di Palermo assieme con la Costa Sud, il nuovo Teatro Massimo di Palermo, la bandiera sostanzialmente di una stagione amministrativa, è evidente che non puoi consentire il traffico veicolare all'interno del parco, dovrai risolvere i problemi di mobilità. Per questo l'assessore competente ha competenze in materia, ma devi consentire che il parco sia parco. Con riferimento alle zone pedonali, come rendere più facile le zone pedonali? La proposta di governo è che quando identifichi una zona pedonale e stabilisci che chi abita in quella zona e chi opera commercialmente in quella zona si deve impegnare ad un protocollo d'intesa, a un vero e proprio patto in base al quale realizza la raccolta differenziata, la realizza in maniera razionale, realizzando in questo modo economie di costi, e allora si può accompagnare alla zona pedonale, si può accompagnare alla riduzione della TARSU piuttosto che dell'ICI, diventa un utilizzo della leva fiscale, lo diceva stamattina il generale Marchetti, il nuovo assessore al bilancio. Noi dobbiamo utilizzare la leva fiscale non in termini repressivi ma in termini di sviluppo, nel senso che in cambio di comportamenti virtuosi hai un sistema premiale dal punto di vista fiscale, se no diventa una specie di oppressione l'aspetto fiscale. Con riferimento ancora ai tanti parchi della città, io voglio dire, scusatemi, c'è un parco straordinario che è il parco Cassarà, che è di una bellezza straordinaria, che però non è adeguatamente curato da parte dell'amministrazione comunale. Abbiamo da impiegare lavoratori della GESIP, io credo non sarebbe cosa migliore che rendere questo parco, parco Cassarà, parco della Favorita e di sanamento della costa dei 7 chilometri della zona sud. Credo che questo triangolo possa essere l'immagine di una città finalmente più vivibile, posso permettermi di dire non finalmente più vivibile, finalmente vivibile, perché oggi Palermo non è vivibile.